Vai. Siamo qui in Piazzale Re de Cocca insieme a una classe quinta dell'Istituto Superiore Selmi. Partecipiamo a questo percorso di alfabetizzazione al voto in vista delle elezioni europee del 26 di maggio, stavolta io voto, insieme appunto a un gruppo di ragazzi che hanno già anche l'anno scorso seguito i percorsi di formazione alla cittadinanza europea, proprio nell'ottica che la nostra scuola vuole portare avanti, cioè di essere a tutti gli effetti una scuola superiore che educa alla cittadinanza europea. I nostri ragazzi partecipano a progetti Erasmus in diversi paesi, delle lingue europee che conoscono, e quindi hanno già una propria cultura di apertura nei confronti appunto di esperienze all'estero. Insieme allo Europe Direct viene quindi data loro una formazione su quella che è la storia dell'Unione Europea, delle istituzioni, in particolar modo quest'anno del cosa, perché e come si può partecipare alle elezioni europee, perché riteniamo che stavolta i ragazzi debbano essere presenti fin appunto dai 18 anni al voto e non lasciar decidere gli adulti.